Ciao da Los Angeles. Ciao. Siamo qui, tu hai provato con playseat, volante, pedaliera, casco, tutto quanto? No, purtroppo l'unica feature probabile era un playseat normale di Thrustmaster. Eravamo in effetti allo stand Thrustmaster all'interno del padiglione West, mi sembra, del Convention Center. Ho provato Assetto Corsa Competizione, che è una versione riadattata ma stand alone di Assetto Corsa normale. È focalizzata sul campionato Black Pain, un campionato di serie GT, di gran turismo fondamentalmente, che ha ottimo successo di pubblico e quindi è un buon brand da giocare per Kuno Simulazioni. Fondamentalmente il gameplay, io ho provato a fare 3 giri a Monza in condizioni normali. Non li ho trovati molto dissimili da quanto provato sul set corsa normale con una macchina simile, diciamo, anche perché tutte le macchine sono sotto licenza. Ci saranno 2 nuovi circuiti appartenenti appunto al campionato Black Pain, ci saranno tutte le laser scannate, anche questi. La feature nuova è che, cambiando motore grafico da quello proprietario di Kunos all'Unreal Engine 4, l'ultima versione, saranno disponibili gare anche in notturna e anche sul bagnato. E quindi, ecco, se al Assetto Corsa normale già era difficilino di suo, con il bagnato, con il notturna o con la combinazione notturna più bagnato, immaginiamo che di testa coda. Testa coda è all'ordine del giorno. È all'ordine del giorno. E della notte anche. Col cambio di motore, a livello di controllo guidabilità, ti è sembrato ci fossero delle differenze? No, non molto, anche se ovviamente tutti i settaggi sono diversi rispetto a come anche guida a casa. Graficamente ho notato differenze nell'illuminazione di Monza, quindi punti di staccata magari coperti da un'illuminazione minore, quindi dalle ombre degli alberi un po' più accennate, anche se anche lì bisogna vedere tutti i settaggi visivi che erano implementati. Globalmente mi sembra un'ottima opportunità per gli appassionati di assetto corsa per provare un campionato competitivo che è anche molto orientato verso gli sports. Infatti anche quando ho provato io c'era in corso un hot lap per andare poi a provare il gioco su una postazione mega giga con impianto idraulico, e quindi tutto riproiettato su maxi schermo. È solo PC, giusto? È solo PC, ho parlato un attimo con gli sviluppatori, mi hanno detto che per ora solo PC, essendo questo è dovuto al cambio di motore grafico. Vedremo in seguito se sarà poi portato anche su PS4 e su console in genere. L'impressione è un ottimo gioco per i fan. Assetto Corsa Competizione sarà disponibile in Early Access dall'estate del 2018, quindi tra pochissimo, tutto su Steam.